Sara, ci sei? Rispondi. Caporale St. John, non tollero l'insubordinazione. Soldato, sto cercando di lavorare. Fuori! Scusi, signora, ordini del colonnello. Devo tenerla sempre sotto controllo. Tenente, chiedo scusa. Chiamo perché avrei una domanda sulla tua ultima richiesta. Sì, caporale. Beh, qui dice di raccogliere della cicuta. Sì, cresce sul versante nord della palude di Klamath. La troverai di certo. Palude di Klamath, ok. Mi raccomando, caporale, è altamente tossica. La pianta più velenosa di tutto il Nord America. Ok, farò attenzione. L'ultimo rapporto dava presenza di corvi infetti. Serve qualcosa per bruciarne i nidi. Bruciare i nidi, ricevuto. Un'ultima cosa. Quell'altro progetto a cui sto lavorando. Avrò nuove informazioni a breve. Grazie, caporale. Tenente Whittaker, chiudo. Brian? Rispondo, Brian Sorge, di questo canale. Brandaggio, non mi aspettavo di risentirti. Rispondevi alla radio. Sì, l'avevo spenta, ascolta. Mi serve il tuo aiuto. Dimmi pure. Mia moglie, mi hai aiutato a rintracciarla. Ma certo. E l'ho trovata, O'Brien. È viva. È incredibile, le probabilità erano basse. Non ho molto tempo, ascolta. L'ho trovata, è viva. Ma è nelle mani della milizia. È la gente di cui mi avevi parlato. Buonanotte. Mi spiace. Ok, senti, non mi serve la tua cazzo di compassione. Mi serve una mano. La tengono in un certo posto, non posso raggiungerla. Voglio che mi aiuti a farla evadere. Sai che non posso. Aspetta, aspetta un momento. Ok, ma in cambio devi aiutarci con una faccenda. Va bene, qualsiasi cosa. Tieni la radio accesa stavolta. Ti faccio sentire io. D'accordo, O'Brien! Merda! Cazzo di puma! Brandaggio, ci sei? O'Brien! Sì, dove ti eri cacciato? Raggiungimi alle coordinate che ti ho trasmesso. O'Brien, chiudo. Assaggiare, fai pure. Grazie, caporale. Sei stato attento? Questa roba è tossica. Sì, sì, certo, signora. Ascolta, piano, non c'è tempo di respirazione, ma tornerò qui tra poco. Preparati a vedere. Caporale, non ti ho ringraziato. Riposo. Allora, cosa vuoi da me, O'Brien? Sono felice che tua moglie sia viva. Sì, ok, cosa vuoi? Come sai, gli infetti, i furiosi, stanno mutando. Alcuni sono più veloci. Uh-huh. Abbiamo messo a uno di loro un bracciale localizzatore. Stiamo tracciando i loro movimenti e monitorando il virus. Ok, cosa vi serve da me? Ora è nel territorio della milizia. Ah, certo. Avvicinato. Già, zona protetta, avamposti con RPG. Esatto. Questo cos'è? Quando l'avrai trovato, ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Qui c'è il necessario per una biopsia. Servono campioni di sangue e tessuti. Ce la farai? Troverò il modo. Comunque, bella uniforme, caporale. Ti do? Tutti ti... Il segnale di rilevamento proviene dal Monte Scott. C'è una caverna. Il soggetto che stai cercando ha un metabolismo super accelerato. Potrebbe trovarsi lì. Dovresti svolgere un'ulteriore verifica. Abbiamo i
altro puoi dirmi del furioso che stai seguendo? Restano parecchi punti oscuri. Sappiamo solo che gli infetti stanno mutando. Si tratta di qualcosa come un salto evolutivo di milioni di anni. Pensiamo che stiano comunicando tra loro attraverso i feromoni, come formiche, api e altri. Sai, eppure a me sembra che tu stia sparando un sacco di stronzate. Brian, sono alla caverna e sto per entrare. Voi siete pronti? Sì, è tutto a posto. Oh, cazzo. Che c'è? Furiosi. Ci sono furiosi ovunque. Ehi, Brian, sai che fine hanno fatto i tuoi uomini? C'è un'orda da queste parti. Non ne ho idea, sono scomparsi nel nulla. Ricorda che se li trovi, molti di noi ti saranno grati. Ah, certo, la gratitudine cambia tutto. Comunque, ok, va bene. Vedrò di farlo. Chiudo. O'Brien, quanti uomini ci sono? Quanti ne hai persi? Quattro. Quattro uomini. Un ricercatore e tre soldati. Dio santo, Brian, che ci faccio qui? Il ricercatore, Coop, è un mio caro amico. Se mi aiuti farò il possibile per aiutare tua moglie. O'Brien, chiudo. O'Brien, mentre cerco il tuo furioso, dammi qualche dritta, parlami del virus. Sì, insomma, a parte le informazioni che già conosco. In caso di contatto con il virus, la probabilità di contagio sfiora il 100%. Nelle prime settimane quasi tutti i bambini sotto i 12 anni sono morti. Colpa del rapporto tra la pubertà o la sua assenza e la risposta immunitaria. Anche quasi tutti gli ultra sessantenni sono deceduti. I loro organismi non sono stati in grado di gestire le repentine mutazioni a livello cellulare. Tutti gli altri infetti si trasformano al mutare dei geni. Il problema è che il virus muta a ritmo esponenziale. Lo so, non fai che ripeterlo, ma che significa? Significa che il soggetto infetto, il furioso che stai cercando, è diverso da qualunque altro. Abbiamo rilevato e identificato più di 12 mutazioni. 12? Sì, ed è solo l'inizio. Non crederesti alle schifezze che abbiamo visto. Beh, in realtà ci credo. St. John, chiudo. Oh, eccone uno. Brian, ho trovato il tuo uomo. È morto. Si chiama G. Hernandez. Com'è successo? Non sono un coroner, Brian. Cosa vuoi che ne sappia? Qualcosa l'ha aperto in due. Questo furioso che sto cercando, c'è qualcosa che non mi hai detto? Non che mi risulti. O'Brien, chiudo. Altro razzo. Sarà un altro uomo di O'Brien. Ehi, mi senti? Muovi un braccio o qualcosa se riesci a sentirmi. Devo solo capire come raggiungerlo. Facendo il giro? Accidenti, lo raggiungo.
di linguaggio. Brian, ho trovato un altro dei tuoi. Il tesserino dice H.S. Patterson. Ok, grazie per avermi avvisato. Non l'hai chiesto, Brian. Chiesto cosa? Se fosse vivo o morto. Non risponde alla radio da 12 ore. Tutte le loro radio sono mute da 12 ore. Non serve chiedere. Grazie per l'aiuto. O'Brien, chiudo. Un altro razzo. Ok, questo è l'ultimo. Ah, come lo raggiungo? Forse giù di qua. Sì, sì. Mette nulla di buono sta cosa qua. Che diavolo è stato? Ti ha colto lo sportista? Brian, ne ho trovato un altro. Tesserino dice che si chiamava Robinson. Ok, grazie. Avvertirò la famiglia. Quindi voi avete delle famiglie? Siete riusciti a salvarle quando è andato tutto a puttana? Non mi vergogno di essere stato fortunato, o più fortunato di altri. Sì, alcuni di noi hanno portato via la famiglia, non tutti, qualcuno. È un'ottima notizia, Brian. Buon per te. Non è un bel aspetto. Oh, merda. Che cazzo è successo? Ecco l'ultimo. Cooper, ci sei? C'è nessuno? Nero. Oh, merda. Brian, ho trovato l'ultimo. Un certo Cooper. Maria morta. Oh, no! Aspetta, è ancora vivo, aspetta. Ehi, Cooper, ehi, guardami. Sono qui per aiutarmi, capito? Cooper, rispondi! Sono, mi spiace, sono morti. Tutti morti. Andiamo. Oh, Gesù. Che succede, Deacon? Cooper! Ha le gambe rotte. Non muoverti, sta con lui, mando un'altra squadra. No, no, no. La mia tuta è andata. Non ce la faccio, voglio parlare con Jen. Chiamate Jen, subito! Cooper, chi vi ha attaccato? Cos'è successo qui? Era veloce. Ci ha colti di sorpresa. Vuol dire che è stato un furioso a fare questo? L'ombra. Cooper, mi senti? Jen! Sono qui! Non pensavo che avrei sentito ancora la tua voce. Ascoltami, ti riporteremo a casa, ok? Hai capito? Jen, è stato bello. No! Forza, Jen. Lasciami stare. Togli. Portala via da qui. Ricevuto. L'ombra. Thank you.
cosa ho a che fare qui, O'Brien. Dillo. I ragazzi della Bravia chiamavano Umbra. Umbra? Che sia lungo. È nero. Che fa? No, è solo... Diavolo, rinuncio proprio a niente. Tu qui non c'entri. Ora sì, se ciò chiudo. Di buchi. Spero che ne valga la pena, O'Brien. O'Brien, ho i tuoi campioni. St. John, via da lì. Cosa? Ma via da lì subito! Arriva un'orda! Cazzo, lo scherzo! Si stanno avvicinando. E ora di chiudere la questione. Yeah.
fatta? Sì, ce l'ho fatta, non grazie a te. Trasmetto le coordinate. O'Brien, chiudo. Sono morti in quattro per questo. È valsa la pena. Ma che tipo lo dici? Erano miei uomini. Non c'è bisogno di. Te ne vai ricordi... in giro volando su un elicottero sopra Lincoln. Poi strisci nel tuo. Comodo, un cassone subterraneo. Dove accidenti sei tu? Tu non sai come funziona il fuori. Quanto costa sopravvivere? Conoscevi quegli uomini? Cooper. Non avevano idea di cosa vi aspettasse. Chiamami quando tu e tua moglie siete pronti per l'incontro. Forse stavolta ci salirai con me.